Fotografie e filmati inediti che ritraggono momenti della vita privata di Pino Daniele o scorci insoliti della sua vita d'artista. Da metà ottobre il PAN ospiterà la mostra 20 anni con Pino, immagini inedite del grande musicista napoletano catturate dal fotografo Alessandro D'Urso tra il 1990 e il 2009. La mostra, curata da Roberta De Fabrizis, è patrocinata dal Comune di Napoli. È una cosa incredibile per un fotografo napoletano di 25 anni fare una foto, una copertina di Pino Daniele, con cui io sono nato e cresciuto, quindi quella è la foto, diciamo quel periodo è il periodo che io ho amato di più, il periodo in cui ho iniziato a seguirlo sul palco, il periodo in cui io potevo stare in camerino, come nella foto del manifesto, potevo stare in camerino mentre lui faceva le sue prove, silente, e lì c'è voluto un grande lavoro perché poi devi saperti rapportare con un artista così, quindi io ero schiacciato in un angolo. Dalle collaborazioni con Fiorella Mannoia e i 99 Posse a quelle con Pat Metheny e Jimmy Earle, la mostra racconta anche alcuni aspetti meno conosciuti di Pino Daniele nel suo periodo di più intensa attività. Da alcune fotografie che abbiamo visto sarà una mostra veramente straordinaria, perché si coglie l'umanità, non solo l'artista, il chitarrista, il cantautore, ma il Pino della vita privata, l'uomo. E Napoli l'ho amato per questo, non solo perché è un grandissimo della musica, ma era un uomo a cui i napoletani erano profondamente legati, qualcuno ne dubitava, il flash mob e il funerale hanno dimostrato quanto immenso e infinito sia il legame tra la musica e l'uomo, Pino, con la nostra città e con i napoletani. Facciamo vedere l'artista al di fuori del palcoscenico, perché per me era sempre mio padre, quindi comunque i contrasti tra adolescenti, il proprio genitore, e lui mi diceva sempre: tu capirai chi sono quando non ci sarò più. Perché per molti era ed è sempre Pino Daniele, il musicista, il cantante, invece per me era semplicemente papà. E quindi comunque è anche bello per noi come famiglia vedere quanto affetto abbiamo ricevuto e quanta stima aveva la gente per mio padre. Quindi grazie.